Cerimonia di insegnamento nell'aula magna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia del nuovo presidente del Tribunale di Caltanissetta, Daniele Marraffa, proveniente da Palermo, che prende così il posto di Claudio Dall'Acqua, andato in pensione nei mesi scorsi. A dare il benvenuto durante la cerimonia al presidente e a leggere la formula di rito di insegnamento, Maria Carmela Giannazzo, capo dell'ufficio GIP, che ha posto la firma nei documenti ufficiali assieme al diretto interessato e a Lia Sava, procuratore capo facente funzione. Presenti per l'occasione i vertici del Palazzo di Giustizia, tra cui il nuovo procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone, che dovrebbe insediarsi ufficialmente nei prossimi giorni, e numerose autorità civili e militari. Un ritorno a Caltanissetta per Daniele Marraffa, dove in passato ha ricoperto l'incarico di presidente della sezione civile del Tribunale dal 2006 al 2010, di facente funzione prima dell'insediamento di Dall'Acqua. Ritorno a Caltanissetta con grandissimo piacere, accompagnato dall'affettuosità non solo dei colleghi ma anche degli avvocati, di tante persone che ho conosciuto 5 anni fa a Caltanissetta, e quindi è una grossissima soddisfazione per me tornare a Caltanissetta e presiedere un tribunale così importante, così prestigioso, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Il presidente Dall'Acqua è stato il mio maestro, i nostri percorsi professionali si sono incrociati diverse volte nella carriera, nella nostra, anche mia, lunga carriera trentennale, quindi vengo ben tranquillo sapendo che il tribunale è stato gestito in maniera eccezionale dal presidente Dall'Acqua, e sicuramente continuerò in questo solco, anche se le recentissime riforme legislative mi impongono nuovi oneri ai quali farò fronte. A volte ritornano con queste parole il presidente della Corte d'Appello, Salvatore Cardinale, ha voluto dare il benvenuto al neopresidente, tessendo parole di lode anche per il suo predecessore, per il lavoro portato avanti negli ultimi 8 anni. Indipendenza, imparzialità, una grande capacità professionale, una profonda cultura giuridica sono le doti che contraddistinguono il presidente Marraffa, aggiunto Cardinale. Parole di lode per le doti professionali e personali del neopresidente, anche da parte di Claudio Dall'Acqua, che ai nostri microfoni ha fatto gli auguri al suo successore. L'augurio è di proseguire nel lavoro svolto fin qui anche sotto la mia presidenza, con la collaborazione che io ho ottenuto e sicuramente avrà il presidente Marraffa per le sue qualità di eccellente magistrato e di signore nel tratto e nel rapporto interpersonale. L'ufficio va se c'è unità e se c'è collaborazione. Sicuramente non mancherà il presidente Marraffa.